Ragazzi, buongiorno. Siamo in Svizzera, allo Skills Park, e siamo in questo centro fantastico per gli action sport. Anni fa avevo già fatto un video proprio qui allo Skills Park dove vi facevo vedere un po' come era fatto tutto il posto. Però noi veniamo regolarmente qui perché la cosa che ci interessa, ragazzi, è quello dietro di me, cioè l'airbag landing, che qui è veramente morbido. Il salto è abbastanza permissivo, non è gigante, però per imparare nuovi trick è la soluzione ideale, soprattutto se in Italia piove. Questo video è il secondo episodio della serie Il trick più difficile del mondo, dove appunto sto cercando di spingere i miei limiti per imparare in particolare un paio di trick che effettivamente per me sono i più difficili che ho mai fatto nella mia carriera di mountain biker, ma anche a livello mondiale non li ha praticamente mai fatti nessuno. In particolare sto cercando di imparare l'oppo twister, cioè un 1080 con unito insieme anche un front flip. Piccola particolarità, si chiama oppo twister perché in realtà è dalla mia parte sfavorita di rotazione. Regolarmente mi piace girare a destra, in questo caso giro a sinistra. Piccola differenza, ma per chi è esperto sa che è molto più complicato. Nel primo episodio l'avevo imparato al Monza Pizza Bike Park sul bag e poi l'avevo provato sull'airbag landing del Master of Dirt, però ho avuto veramente pochissimi tentativi in quel caso perché durante lo show non c'era tempo di provarlo troppe volte, però non l'abbiamo portato a casa. La serie quindi continua e oggi siamo proprio qui allo Skills Park, che c'è l'airbag landing, e vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. Siamo caldi, ragazzi, abbiamo fatto il riscaldamento. Come al solito, trick pre-twister. Scusa, pre-oppo twister. Facciamo un oppo casual. C'ho l'oppo casual che spinna come un bastardo. Cioè, mi devo concentrare a farlo di meno rispetto a come faccio il mio casual, perché veramente ho fatto talmente tanti oppo twister che ce l'ho proprio... È lì cattivo. Piccola particolarità però, l'airbag landing qua è decisamente piccolo per provare questo trick, ma se lo chiudi qua vuol dire che ce l'hai al 100%. Dai, Chicco, casalo. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him. Eccolo! Minchia il fratello, bello. Non ci credevo nemmeno io, cazzo. Sono rimasto un po' appeso, Adesso il punto è continuare a rifarlo. Ti assorbe 800 kg di energia ogni try. Spingi più veloce che vuoi, praticamente. O magari ne facciamo ancora qualcuno per provare a masterizzarlo nella testa. Ne ho già provati 5-6 di fila. Per questo trick ci vogliono energie, tanta convinzione. Quindi adesso cambiamo trick, liberiamo un attimo la mente e poi vediamo a riprovarlo un pochino più tardi quando la mente è libera. Ah, da bastone. Uno ne voglio chiudere, un altro, uno. Previsto alla fine, ragazzi, quel trick qua è fisico. Quando inizi a farne un po', inizi ad andare un po' insieme nei movimenti e soprattutto ti stanchi. Mi ha fatto pausetta, 4 trick per riscaldarci nuovi, boom, dentro ancora ed è venuto la prima. Cioè, l'ho imparato veramente da pochissimo e di solito sti trick si fanno su salti stile crankworks. E che cosa sarà mai? Airbags. Siamo nella pausa estiva del Monza Pizza Bike Park. Ad agosto noi di solito appunto chiudiamo. Qui sotto c'è il nostro airbag normale che avete già visto mille volte nei video. D'estate proprio lo pieghiamo per non fargli prendere troppo caldo. Come avete visto, hanno consegnato da poco questo. Come negarvi che non è un airbag? Questa bestiolina, ragazzi. Quando registro i video sempre di campana. Questi due bancali, ragazzi, incredibile, pesano la bellezza di 568 kg. Vi assicuro che questo airbag darà la svolta per la progressione dei trick. E dopo 2 mesi, ragazzi, siamo tornati al bike park. Come vedete è ancora qui tutto bello impacchettato, ma nel frattempo abbiamo riaperto l'airbag perché il park è tornato in funzione dopo l'estate. Prima di fare l'unboxing di questo bel airbag e vedere come funziona, facciamo un piccolo recap di che cosa c'è stato al Monza Pizza Bike Park fino adesso. Nel lontano 2015, quando ho progettato il Monza Pizza Bike Park, l'idea iniziale era mettere una foam pit, quindi una piscina di gomma piuma, perché al tempo, per provare i trick e impararli, la struttura più rinomata era proprio quella.
E infatti avevamo creato il piano in cemento che c'è adesso sotto l'airbag, proprio perché lì avevamo poi costruito tutto il telaio per contenere questa vasca di gomma piuma. Dal 2015, quando abbiamo iniziato i lavori al park, a quando poi effettivamente abbiamo aperto la foam pit, credo che sono passati 2 anni e mezzo, perché l'abbiamo lasciata lì? Non avevamo abbastanza di gomma piuma per riempire tutta sta vasca che era gigantesca. Quindi ben dopo 2 anni e mezzo da quando la vasca era stata costruita, abbiamo completamente riempito di gomma piuma sta vasca. Tra l'altro neanche di gomma piuma perfetta di cubotti, perché costano un botto. Alla fine avevamo trovato che la soluzione migliore era comprare gli scarti. La piscina di gomma piuma era perfetta per imparare trick, o meglio, non perfettissima, perché comunque ti assorbiva quando entravi, ma per uscire una sbatta. Ma la rottura più grossa di tutte era coprire sta vasca di gomma piuma senza far entrare acqua, o senza far accumulare l'acqua sopra il telo quando pioveva. E come ben sapete, come vi ho spiegato nel video quando abbiamo comprato il nostro primo airbag, alla fine avevamo deciso di eliminare completamente la piscina di gomma piuma e comprare un airbag usato. Svariate ricerche per comprare un bag a poco, e siamo riusciti a portare a casa con circa 5-6 mila euro un airbag usato. E lì ci si è aperta la testa, perché altro che dover coprire tutte le sere la gomma piuma, basta tirare giù un tasto, spegnere l'airbag ed è comodissimo. Peccato che quell'airbag ci è durato solo 2 anni, e dopo 2 anni è morto completamente perché si è squarciato. Fortunatamente il Monza Pizza Bike Park, dopo gli anni del Covid, era andato particolarmente bene, e siamo riusciti a comprarci un airbag, big airbag, esattamente quello alle mie spalle, nuovo di pacca. 23 mila euro di airbag, ragazzi, penso che non riesco neanche a contarli. E si spera che dovrebbe durare un botto, anche se in realtà un po' di rattoppine le abbiamo già fatte. Questo airbag però è flat, ragazzi, nel senso che va benissimo per imparare i trick da zero, ti dà una minima idea di atterrare il trick, ma comunque da lì a farlo poi su un atterraggio ce n'è di differenza effettivamente. La progressione perfetta per imparare un trick da zero sarebbe foam pit o airbag piatto, airbag landing e mulch. Noi l'airbag piatto ce l'abbiamo, il mulch ce l'abbiamo, ci mancava il tassello di mezzo, l'airbag landing, che è proprio il nuovo airbag che ho comprato. Dopo 2 mesi che era appoggiato qui in park, finalmente apriamo l'airbag. Non stavamo più nella pelle, ma siccome c'era l'evento da organizzare, abbiamo dovuto lasciarlo lì. Adesso lo scartiamo e poi vi svelo anche quanto l'ho pagato, le dimensioni, facciamo un bel check completo. Sono circa 500 kg e passa di airbag, che adesso tra l'altro dobbiamo far rotolare esattamente fino a lì. Siamo in 5, di cui 3 bambini merda, piccolini di merda. Non spingono un cazzo. Ricky, spingiamo su sto airbag. Adesso la dimensione così vi fa capire effettivamente quanto comunque è grosso. Adesso in realtà dobbiamo aprirlo e spostarlo nella posizione corretta. Oppa, un motore! Fanno la presa industriale! Olè! Io avevo chiesto, ragazzi, queste prese qua dei motori con la presa classica industriale, perché lì abbiamo le prese con l'industriale, così almeno si agganciano e non si staccano, anche se si tira il filo non si apre mai. Però ho messo l'asciugo normale, quindi probabilmente, anzi, dobbiamo cambiarla, perché se no si stacca. In realtà no, possiamo gonfiarlo. Provvisoriamente mettiamo un attimo gli adattatori per gonfiarlo e vedere com'è. Però che palle. A sto giro abbiamo voluto fare le cose in grande, nel senso, non volevo comprare un airbag landing per un salto piccolo, volevo comprare un airbag landing che mi servisse in particolare a me per allenarmi costantemente per i salti al crankor, perché capite che quando devi fare tutti i giorni trick come double flip tuck, twister, cash roll whip, anche se non li sbagli mai, ma magari li sbagli una sola volta all'anno, quella volta che li sbagli la tiri secchissima. Chiamo una, oh, non nell'acqua, asciughiamola. Devi accendere il pulsante. Bravo, bisogna accendere il pulsante di questi, c'è ragione. Ragazzi, bag finalmente gonfio, lo vediamo aperto dopo tutto questo tempo ed è veramente fighissimo. Alto 3,70 m, esattamente 1 metro più alto della rampa, largo 8 metri e lungo 12,5 in totale. Adesso Ricky vi farà vedere quanto è alto 3,70 m di airbag. Potete filmare dentro, guarda. Come avete visto, all'interno è suddiviso anche questo in camere. Ha delle bocchette laterali per regolare chiaramente la pressione. Il pianetto qua sopra, ragazzi, l'ho fatto fare lungo 2 metri, così c'hai 1 metro per poter arrivare corto. Costo di tutto sto popò di roba, ragazzi, e tengo a specificare che non l'ho acquistato con il bike park, ma l'ho acquistato io personalmente, proprio perché è un utilizzo che farò principalmente io per le mie gare e poche altre persone dentro il park. 9.000 euro spedito. Quindi capite che rispetto ai 20
22.000-23.000 euro. Dell'airbag sotto stiamo parlando di tutt'altre cifre. Ah, e tra l'altro in futuro avrà un suo collocamento nel bike park, esattamente in fondo dall'altra parte di là. Ma bisogna costruire un altro roll-in. Momentaneamente lo alterneremo all'airbag normale che c'è sotto. Piccolo test veloce in pantacorti per vedere com'è. I tester ufficiali che sono stati designati siamo io, Luca Scagarino e il buon Enrico Filippi. Adesso il problema, raga, per noi è che l'abbiamo messo a una distanza e non sappiamo se si arriva lunghi, corti, boh. Oh, è perfetto. Guardalo. Bustiamo. Oh, che figata così, cazzo. Raga, che figata è. Quando salti in aria è veramente super safe, mega largo. E la cosa bella è che non ti dà l'idea che sia un salto enorme quando salti, che era quello che volevamo, perché deve essere un salto dove tu devi provare i trick senza dover pensare al salto. Adesso lo spegniamo, lo rimpacchettiamo. In realtà faremo qualche salto ancora ma senza farlo vedere. Però nei prossimi giorni risettappiamo tutto. Super session della vita che inizia a trickare questo cazzo di airbag line, che so che tutti me lo chiedete. Quando arrivano le session al parco con i trick, aspettatevi dei tricconi qua. Peace and love, time to peace and now you got a deal right now. No rush, go on, move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, time to peace and now you got a deal right now. No rush, go on, move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, time to peace and now you got a deal right now. Old gang, old man, old school, young jam, all black, Denzel. Still screaming out of that chain gang. Uscita! Ragazzi, c'ho il freno un pochino impastato, anche perché è da Whizzer alla fine che non l'ho toccata la bici. Per chi non lo sapesse, con i cavi del rotor, se non li tieni perfettamente lubrificati, il freno fa schifo. Però per fortuna R-Com, ragazzi, c'ha la soluzione. Come vi ho già spiegato, R-Com fa prodotti di pulizia. Hanno fatto il lubrificante, cavo freno addirittura, cioè proprio specifico. Gli ho detto, ma perché non fate un formato tascabile a portarsi in giro? Guardate che figata hanno creato. Adesso si lubrifica, guardate che precisione si può avere. Cioè si può indirizzare alla perfezione il getto e riempire di lubrificante. Vabbè ragazzi, come al solito trovate tutti i prodotti R-Com in descrizione. E proviamo Hoppo Cashy Tum e poi Sender bene le braccia. Cazzo, il setup, raga, è stato il dream setup per una vita. Adesso ce l'abbiamo. L'avete visto? Tutti sti primi trick che ho fatto di riscaldamento. Siamo arrivati fino all'Oppo Cash Roll, raga. Perché come avete ben capito, è da mesi che sto lavorando all'Oppo Twister, al famoso 1080. Ho la possibilità di farlo, cazzo, al park, finalmente. Prima non ce l'avevo la possibilità. Cioè, a parte di farlo sul bag piatto, ma è ben diverso. Cioè, qua ti dà il feeling di atterrare, effettivamente. Adesso devo mandare sto Oppo Twisterino. Devo spinare veloce, insomma. C'è cazzo da fare. Basta, devo spinnare forte. Ed è stato! Figa, mi son fermato. Grippa. Non mi sono fatto niente assolutamente perché è morbido adesso. Abbiamo aperto tutte le bocchette. Però il bastardo, essendo nuovo, grippa tantissimo, raga. No! Aia, è incastrata lì. Prima ho spinto un po' poco. Tu. Ho chiuso lo skid perché era più piccolo, quindi devo farlo qua. Dai, Che cazzo? Minchia, appeso! Sono proprio...
Minchia ragazzi, cazzarola, sono gasato, figa. Cioè, farlo fuori dal tuo parco è un conto, saper di poterlo fare dentro il tuo parco e quindi poterlo fare potenzialmente tutti i giorni è un altro conto. Perché dici, ah, posso step upare il mio livello nei contest adesso. Vi dico, come avete visto ho chiuso Sketchy, però così il setup è messo piccolo. Però raga, cazzo, l'ho chiuso al park. Figa, 1080 episodio 2 ragazzi. Adesso abbiamo chiuso lo skills park, era più piccolo ancora. L'abbiamo chiuso qui al park. E per farlo sul duro il problema è che qui al park non saprei, il mulch non va bene, troppo piccolo. Prima della linea grossa è un po' duro, troppo duro e troppo peso. Vediamo, vabbè. Raga, abbiamo fatto altri 1000 salti praticamente oggi. Ci siamo gasati, abbiamo girato tutto il giorno sul bag. Il setup è veramente perfetto. Era anni che aspettavamo questo setup al park, ragazzi. Chiaramente non sarà una feature aperta pubblicamente al Monza Pizza Bike Park questa, anche perché il bag l'ho comprato proprio io e l'ho comprato per allenarmi e far allenare i ragazzi che sono già a un certo livello, siccome è un salto già importante. Però come avete visto, questo è veramente la svolta per la progressione per un certo livello di trick in poi. 1080 l'abbiamo portato a casa e adesso bisogna martellare e farlo 1000 volte per farlo alla perfezione. E raga, l'episodio 3 di questa serie 1080 non so quando sarà, sarà tra un bel po' credo, perché devo trovare anche il posto giusto per farlo, ma sarà 1080 sul duro. Bella.